piacere di partecipare a questa iniziativa, però oltre che accettarlo con piacere l'ho accettato con curiosità, perché ero curioso di vedere come si potesse comunicare con il sorriso in modo diverso rispetto a quello a cui noi siamo abituati nella nostra pratica quotidiana, e quindi ero molto curioso di vedere questo esperimento. Devo dire che è un esperimento che mi è piaciuto perché riesce a portare diciamo un sorriso su argomenti e su terminologie che sono terminologie molto spesso non capite dai pazienti, e quindi scherzare su questo è importante. E per me è stato un piacere avere la disponibilità del nostro circolo, del direttivo del circolo, che mi ha consentito di portarvi qua e domani avere quest'altro spettacolo. E poi ho con piacere coinvolto anche la Onlus di cui io sono presidente, perché la mia Onlus, che è Oncoibla Onlus, è proprio nella comunicazione, nel coinvolgimento dei pazienti, nel servizio ai pazienti, visto sotto tutti i punti di vista, fanno parte dei nostri punti contenuti nello statuto. E quindi io dico, vi promuovo, non dico a pieni voti, perché i pieni voti dovremo raggiungerli con le esperienze successive che saranno fatte. Certo. Quindi grazie. L'attività cortistica composta da Andrea, da Marco e da Francesco. Andrea si occuperà della musica. Praticamente certo. Sì. Beh, la musica, la canzone. Mi dispiace tantissimo per il chitarrista che si sentiva poco. Ecco. Prima nota. Prima nota. Peccato, perché è bravo. Bravo. Livio, sei bravo. Vabbè, Livio. Peccato perché non si è sentito il senso loro, invece. Ecco, si sentiva poco la chitarra, però vi assicuro che è molto bravo. Non so se vedete, l'ha fatto al solo e purtroppo fuori non c'era questa cosa. Che dire? Che vuoi sapere? Ma niente, vuoi sapere che vuoi sapere? Ma no, non voglio sapere nulla. Tutte le domande. Ci sarà la corrida il prossimo anno? Io vengo alla corrida. L'hanno sospesa la trasmissione. Ah, l'hanno sospesa per me. Esatto, grazie. Grazie. Vi ringrazio, mi associo ai ringraziamenti che sono state già fatte prima. Penso che sia molto bello ciò che sta accadendo, ciò che sta avvenendo, perché va, secondo me, alla dimensione dell'umanità, che oggi sta avvenendo momenti anche tragici sotto certi aspetti, no? Siamo tutti costretti, oggi pomeriggio ho fatto un incontro con l'ANUSCA, cioè, che si occupano di anagrafe, stiamo cercando di fare una sorta di polo che possa essere utile a fare formazione per chi opera nelle uffici anagrafe dei comuni, e alla fine abbiamo dovuto fare la foto con il discorso della mascherina, no? Cioè, uno mai avrebbe pensato nella vita di fare fotografie con la mascherina, no? Non puoi nemmeno fare vedere il sorriso, e però anche questo è accaduto, e il fatto stesso che oggi e in questi giorni state facendo anche questa attività penso che sia una delle risposte migliori che possono essere date anche in questo momento. Tra l'altro anche in questa sede, che io voglio ringraziare il dottore Agno, perché non immaginavo che ci fosse una realtà così a Ragusa, che è ammirevole, lodevole, perché mette insieme anche questa umanità persa sotto certi aspetti, nella mancanza di convivialità che c'è sempre più crescente, no? C'era un libro di qualche anno fa, un grande sociologo americano, è Bowling Alone, dove dice perché, ad esempio, già 20 anni fa si capiva perché gli americani erano sempre più individualisti, perché una delle caratteristiche degli americani è che la sera si riunivano in famiglia, si riunivano gli amici e giocare a bowling. Sempre più questa pratica è andata persa, perché sempre meno persone si riunivano già nel corso degli anni precedenti, e diceva che questo porterà a una grande diffusione dell'individualismo a scapito del capitale sociale. Ecco, avere una realtà come questa, dove si investe nel mettere insieme le persone, nel mettere insieme e fare comunità, che penso che sia in assoluto la medicina migliore per poter sconfiggere tante cose, perché mettere insieme le persone non è facile e soprattutto lo si fa con gratuità, con donazione, perché noi cominciamo ad essere comunitari nel momento in cui ci rendiamo conto, abbiamo la consapevolezza che abbiamo dei doveri non solo verso la famiglia, verso il clan, verso le consorterie in generale, ma verso l'altro generalizzato, cioè verso la persona che non conosciamo. E quindi vi ringrazio anche perché si è messo insieme stasera con vialità, fare comunità, con il sorriso. E su questo voglio ricordare un medico che mi ha molto colpito nella mia vita, anche nella mia formazione, perché mio padre aveva problemi seri anche di salute, a seguito della guerra ha avuto problemi, era fuggito dal campo della prigionia, gli hanno sparato, per me è rimasto, diciamo, con un reno. E ogni volta che vedevamo questo medico venire in casa, il medico di famiglia, un grande medico, veramente un medico eccezionale, veniva sempre col sorriso in bocca. E per noi era una manna dal cielo. Ogni volta che veniva questo dottore, voglio ricordare, era Francesco Andoci, che se lo ricorderà, non lo so, ma era per noi una grande grazia. E una caratteristica, la caratteristica maggiore che aveva era questa del sorriso. Arrivava e metteva sempre la serenità in casa. Ecco perché quello che state facendo è straordinario ed è altro che deve essere supportato, incentivato, deve essere diffuso ed esteso. Mettere insieme queste due cose è stato già un qualcosa di straordinario. Poi voglio, stasera parlavate di attori, ci sono anche Federica Bisegna, attore che non mancano mai ogni volta che c'è qualcosa per poter anche dare sorpresa. Sì, grazie di voi. Grazie. Grazie Federica. Sono i maestri di Giulia e dei ragazzi che hanno recitato nello sketch appunto che avete visto prima. Però prima di concludere, grazie per fatto. Di concludere però volevo chiamare anche Salvo. Posso dire una cosa? Certo, io prima vorrei fare i complimenti al gruppo che si è visto alla scuola che sono bravissimi, veramente bravi. Complimenti assolutamente. Poi, assolutamente. Poi volevo, è vero come ha detto giustamente, nella vita si può sempre migliorare, ma tutti quanti noi, voglio dire, quindi è giusto, voglio dire, dare degli appuntamenti, no? Appunto, perché si cresce sempre, quindi così. Però effettivamente mi riallaccio anche al discorso del sorriso, in questo momento è veramente determinante, fondamentale, già per noi che lavoriamo sul palcoscenico, riuscire a continuare ad avere davanti un pubblico, anche se distanziato, ma un po' di aggregazione che ci è mancata tanto, è importantissimo. E quindi volevo fare i complimenti, è la prima volta che vengo qui, so che Francesca, voglio dire, è già venuta altre volte, sta seguendo in questi giorni questi incontri, domani mattina verrò anch'io perché me ne hanno parlato e sono molto curioso, ho trovato veramente interessantissimo tutto quello che mi hanno detto. Ovviamente fare i complimenti a Roberto e a tutti quelli che gli sono accanto per il coraggio, perché in questo momento mettere su queste cose è difficilissimo, stiamo vivendo veramente giorno per giorno, anche noi. La facima che la cosa non si sa, aspetta, vediamo un po' che succede, ma quell'altra, no, la dobbiamo fare. Insomma, è pazzo, che tanto è pazzo. Quindi un applauso, perché l'unica cosa che ci può salvare è avere il coraggio di continuare a voler comunicare anche in questo modo. A me ovviamente piange un po' il cuore, io veramente questa situazione è una situazione nuova, quest'era Covid, io ho recitato quest'estate, abbiamo recitato tutti, anche a blog, vari teatri, e c'è questo adesso, però è l'unico modo per poterlo fare, va bene così, sì. Così almeno lo riusciamo a fare, quindi complimenti a Roberto. Palcoscenico Salvatore, perché vorrei che tu spiegassi i video che abbiamo visto, da cosa sono tratti, perché allora, lui per me è un grande no, vi ringrazio da sempre. Questo spettacolo è uno spettacolo che stiamo portando in giro da praticamente da febbraio, da gennaio, ovviamente tolta la pausa della quarantena, però già prima del lockdown eravamo riusciti a fare un buon numero di repliche, ora l'abbiamo riproposto in estate e stiamo continuando a proporlo È un testo particolare perché non saprei definirlo, non è una commedia, non è una tragedia, è tutto insieme, perché il DOC è il disturbo ossessivo compulsivo, quindi per esempio il mio personaggio ha la ipomania, conta tutto, c'è chi ha la nosofobia o misofobia, ormai mi sono fatto una cultura, quindi il disturbo continuamente di igiene, scusate le spalle ragazzi, no, avete perfettamente ragione, sono davvero imperdonabili, una fobia, quindi ci lava continuamente le mani, ottenendo l'effetto esattamente opposto, che è quello di distruggersi poi la protezione, quindi riuscire a prendere in maniera più, come dire, probabile le malattie e così via. Quindi si affrontano questi DOC particolari, tra cui avete visto anche individuato la sindrome di Tourette, quindi questa... No? Sì, no, ma perché poi dà luogo purtroppo è la malattia più invalidante da un punto di vista del rapporto sociale, perché bene o male quello che non riesce a superare le righe, che non riesce a tollerare la asimmetria, un po' come il Poirot, può convivere, chi ha le altre, anche la ritmomania può convivere, chi ha la sindrome di Tourette magari. Quindi è uno spettacolo dove abbiamo cercato di affrontare questo tema, esorcizzandolo da un lato con quello che si può fare per riderci su, ma è una risata sempre amara, estremamente amara, perché una delle reazioni più comuni del pubblico alla visione di questo spettacolo è stata alla fine, vedendolo tutto, un cazzotto nello stomaco. Perché sì, puoi sorridere, puoi farti la risatina, quello e quell'altro, però esci alla fine con... Il finale è particolare, non svelo nulla, l'assassino è sempre il maggiordomo, si sa, per cui anche il finale diciamo, è un po' sospeso in qualche modo, per cui non saprei neanche come definirlo come genere, però è una cosa in cui abbiamo creduto, crediamo e speriamo che si possa. Voi ragazzi, Livio, Enrico, perché si merita un altro grande applauso per me, anche per ragazzi, anche il maestro Andrea Bianchi l'ha detto, insomma, che la canzone è tua, purtroppo sì. Bravi ragazzi, allora io come Enrico, Livio alla chitarra, mio fratello al basso, Gaetano, mio fratello Farrugia, sì, Gaetano Farrugia, abbiamo gli stessi anni, 92. Devo ringraziare appunto Vittorio e Federica della Compagnia G.o.d.o.t. Dove sono? Giulia? Dove siamo qui. Ah, ecco. Giulia, adesso e Andrea, che hanno visitato prima, hanno presentato anche loro. Come stavo dicendo, c'è appunto Livio appunto, ed Enrico che fanno parte di una, cioè loro sono cresciuti in un'altra scuola di musica molto importante, anche questa qua diretta da un amico da sempre, che si chiama Spazio Musica, la scuola, e loro insegnano appunto in questa scuola chitarra e appunto batteria, mentre Gaetano Farrugia, siamo noi quelli là, credo, quelli là meno professionali di tutti. Gaetano, vuoi dire qualcosa, visto che siamo fratelli? No. Bellissimo! Hai fatto la gallina, dovresti subito uscire. Ok, ragazzi, penso che ormai non c'è più tempo perché qua i ragazzi vogliono andare subito a letto, quindi niente, vi salutiamo così, vi ringraziamo veramente di averci dato questa possibilità, vi ringraziamo per questa splendida serata, sperando che ce ne siano anche delle altre, e adesso vorrei invitare tutti gli astanti qui sul palco a metterci qui, a fare un salto, a scendere giù e ringraziarvi con un... Chi fa il salto? Lo facciamo insieme, vorrei saltare, ragazzi. Domani sera ci vediamo, domani sera venite a trovarci con Roma-Napoli, un'ora di treno o no? Per 1000 racconti, non è sottotitolo nessuno, quindi non lo ricordo mai. Marco Simeoli, Francesca Nunzi e Andrea Bianchi andiamo forte domani. E domani parleremo anche del libro di Francesca, Liberi e cesti di fantasia tra padre e figlia. Un applauso a Francesca. Francesca!